Oggi completerò la canizierò una nuova missione, che rimarrà segreta a voi tutti ancora per un po'. Per ottenere i materiali che mi occorrono per la missione inizio una bella esplorazione. Oltre il bosco che ho scolpito, lì ho trovato lava e troverò anche canna. Poi voglio vedere se trovo galline e uova. Credo che un discreto numero di frecce potrà tornarmi molto utile nei prossimi giorni, perché mi occorrono delle ossa. Inoltre voglio della TNT e per ottenerla dovrò abbattere molti crispi. Ok, i presupposti ci sono tutti per iniziare la missione. Sempre se non faccio cazzate e crepo, in quel caso la serie finisce nel cesso. Come avrete notato, la puntata è leggermente più lunga del solito. La motivazione è semplice: mi sono rotto di fare troppe puntate di 15 minuti e ogni tanto le farò più lunghe.
sono creato una skin tonalizzata in modo da rispecchiare al meglio il mio reale aspetto fisico. Anche se non ho inserito tutte le raccapriccianti deformità di cui sono portatore. Questa che vedete è la mia rivisitazione della ossidiana Maxine, la quale sfrutta la caduta verticale della lava con un solo pistone e permette di creare 8 blocchi di ossidiana invece dei soliti 6 delle altre macchine. Viene azionata da una leva posta nel suo di dietro e l'ossidiana è indispensabile per il mio progetto, che per ora non è il portale.
puntata finisce qui, la prossima volta mi troverete già in viaggio, la bussola è creata per cui non dovrei perdermi, anche se la cosa è del tutto empirica, come dice sempre Sinergo.